finito tutti i vari camion, tir, trattori, qualsiasi cosa stia passando. Finito? Grazie. Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia ed Elle Fritz mi ha appena mandato questi pacchi pieni di cose STEM come regalo di Natale. Andiamo ad aprirli insieme. Pacchettino più piccolo. Praticamente sono delle lenti per l'intelligenza artificiale che si programmano a blocchi. Volo altissimo. Pacco più grande. Sono io a dire cute, ma perché è già il suo nome Cutebot. E poi ho qualche follower del retro arcade per caso. Guardate qui, praticamente un retro arcade, anche questo programmabile a blocchi. Andiamo ad aprire tutto. Iniziamo con lo smart Cutebot. Allora, abbiamo subito un tracciato per il line following. Oh, che bello, non è un singolo cerchio ma è un tracciato un pochettino più sostanzioso. Abbiamo poi l'user guide e il nostro smart cutebot. Oh, questo smart cutebot si basa sulla Pico Ed, mai usata, cioè sapevo della sua esistenza ma non l'ho veramente mai usata, quindi ottimo, nuova scheda che aggiungo al mio repertorio. Ok, andiamo a vedere come si configura. Oh santo cielo, ma questo si programma in Python, me l'ero persa questa cosa. Ok, però nessuno mi ha detto come montare il tutto. Questo qua va qua davanti, questo qua va qua davanti. Ah, le pile vanno sopra i motori, quindi le devo appiccicare così, ma non ci staranno mai nella vita. Ok, ci ho messo 40 minuti solo per capire come si mettono delle pile. Sono passi avanti. Oh, si è illuminato. T'a posto? Ok, non te muovi. Quindi ho il mio smart cutebot pronto, vado a capirci qualcosa e torno da voi prima possibile. Ok, strumenti, opzioni. Open the link below and all of us equipment in cutebot, smart ear remote, cutebot remote. Ah, ma perché questo forse? Ok, potrei essere riuscita a caricare un codice. Vediamo. Ok. Ok. Perché non ti muovi? Perché non ti muovi? Perché non ti muovi? Perché non ti vuoi muovere? Dimmi perché. Tu ora devi dirmi perché. Perché? Che problemi c'hai te? Forse aver messo i cavi qui non è stata una buona idea, Greta. Ok, quindi ci ho messo tipo un'ora per creare un programmino che quando accendi sta fermo, quando schiacci il pulsante V va indietro, mazza se va indietro, e quando schiacci la A va avanti. Che figata pazzesca, ma è bellissimo! Ok, primo robot configurato. Configuriamo il resto. Andiamo ora ad aprire le Smart AI Lens. Ok, volete farmi diventare un mago? Cioè, sulle palline! C'è quella rossa e c'è quella blu! Ok, abbiamo delle carte colorate che sono quelle che ci servono per allenare la nostra AI Lens. Ok, quindi questa qui è la nostra telecamera. Ok, bene, quindi come si usa? Che non ci sono neanche delle istruzioni? Indovinate chi ha appena scoperto che per utilizzare serve una sorta di driver per collegarlo a microbit. Che vita triste. Va bene, dai. Allora loro rimangono in sospeso, data da definirsi, che prima devo comprare tutto il resto che mi serve per poterla far funzionare. Quindi ottimo, alla fine rimane un'ultima cosa da testare. Mi auguro che non abbia bisogno di cose extra questo, dai. Ci stanno i fail. Possono succedere, poi con me sono relativamente comuni come cose, però va bene. Sei bellissimo!
Ok, quindi allora, di qua cosa? Oh, ok. Perché ci sono dei Lego? Aspetti, no? Che però... Oh, tipo C. Ok, cioè, tu mi stai dicendo che questo retro coso ha il tipo C. Tac. P2, arcade F4. Devo installare qualcosa. Magari le istruzioni Greta servono. .com. Google Chrome is recommended. Non ti preoccupare. Oh mio Dio. Ok, è tipo la cosa più bella. New project. Oh mio Dio. Ma è bellissimo. Va bene. Oppure posso aprire. No, aspetta. Come ci sono i default program? Fermo. Ci sono i default program. Let's make something up easy. From the controller category in the toolbox. Grab on a button press and drop in the air. Download. Oh, sta flashando. Ok, funziona. Devo arrivare a 40. Quanto ci arriva? Quanto arriva? Ah, 96 in 20 secondi. Wow. Oh sì! Dai, capiamoci, è tipo la cosa più carina di sto mondo. L'unica cosa è che non credo che abbia una sua... Ok. L'unica cosa è che non credo che abbia una sua alimentazione. Di conseguenza bisogna sempre tenerlo collegato con un cavo USB-C. Wow, è tipo la cosa davvero bellissima. Io adoro tantissimo. Di sicuro usciranno dei video dedicati ad ogni dispositivo. Un video un pochettino più specifici. Anzi, fatemi sapere nei commenti se vi interessa questo tipo di video. E wow, noi ci vediamo in un prossimo video. Io mi sa che passerò la serata a giocare con il mio carissimo arcade. Che piccolo update, ho staccato il cavo ed è rimasto acceso. Ciò significa che al suo interno ha una batteria che gli consente di rimanere acceso senza il cavo e quindi si ricarica con, mio Dio, ancora più figo in questo momento. E poi una volta che è pronto io faccio close e questo si spegne. Ah no, close in menu. E come si spegne allora sto coma? C'è il pulsantino qua. Si è spento. Quindi c'è qua il pulsantino? Sì, si è acceso. Vediamo in un prossimo video.